Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Quest'oggi sotto la lente abbiamo ben 5 smartphone diversi, tutti dotati di sistema on chip di fascia media che integrano anche un modem 5G. Dunque voglio approfittarne per eseguire qualche benchmark e fare qualche speed test, così da raccogliere alcuni dati interessanti ai quali seguiranno le dovute riflessioni. Il primo dato che mi salta all'occhio guardando questi risultati è la discrepanza di punteggio tra OnePlus Nord e Pixel 4a 5G, nonostante siano dotati dello stesso sistema on chip, differenza che quasi sicuramente è imputabile a una diversa gestione energetica. Guardate infatti come la temperatura della batteria del Pixel abbia toccato un picco massimo di 23,1 gradi, contro i 25,9 di quella del OnePlus. Alla luce di queste differenze numeriche, posso però dirvi che i due telefoni, nell'uso quotidiano, sono veloci allo stesso modo, aprono le app in tempi quasi identici e non mostrano ricaricamenti anche con diverse schede aperte. E anche nei giochi le prestazioni sono le medesime. Tornando ai risultati del benchmark, ha attirato la mia attenzione anche il punteggio ottenuto dal Realme 7 5G grazie al sistema on chip MediaTek, che infatti nell'uso quotidiano tiene tranquillamente il passo dei prodotti con il ben più blasonato Snapdragon 765G, il che ci ricorda che è decisamente l'ora di smetterla con i pregiudizi sui sistema on chip MediaTek. Curioso ma non troppo, il punteggio ottenuto da Mi 10 T Lite grazie allo Snapdragon 750G, più alto di quello del OnePlus Nord con lo Snapdragon 765G, ma neanche troppo visto che andando ad indagare, i core della CPU dello Snapdragon 750 sono più recenti di quelli del 765, che invece presenta un leggero vantaggio sulla parte grafica. Guardando Mi 10 T Lite all'opera contro un dispositivo dotato di Snapdragon 765G, possiamo notare come le velocità di apertura delle app siano davvero simili. Anche se a voler fare i pignoli, va detto che il Pixel arriva quasi sempre un attimo prima, ma non è davvero nulla di che. Mentre trovo che sia leggermente fastidioso il ritardo del Mi 10 T Lite nel richiamare le app dalla schermata delle schede recenti, segno che forse non è ancora ottimizzato al meglio. L'ultimo smartphone ancora non chiamato in causa è il tanto bistrattato OnePlus Nord N10, che alla resa dei conti dimostra di essere veloce più o meno quanto gli altri competitor. Rispetto a Mi 10 T Lite nell'apertura delle app arriva talvolta un attimo prima e altre un attimo dopo, mentre nel richiamare le app dal multitasking è sicuramente più reattivo il OnePlus. OnePlus Nord N10, che nell'uso quotidiano se la gioca anche con Realme 7 5G e il suo sistema on chip MediaTek Dimensity 800U, e che arriva soltanto un filo dopo l'originale OnePlus Nord nell'apertura delle varie app. Tirando le somme, ciò che ne viene fuori è che a dispetto di punteggi nei benchmark leggermente diversi, questi sistemi on chip nell'uso quotidiano rendono più o meno tutti allo stesso modo, con i due prodotti con Snapdragon 765G che risultano quasi sempre un filo più reattivi degli altri, ma è un qualcosa che interessa soltanto a chi è davvero malato di smartphone.
E visto che siamo in tema di finezze da malati di tecnologia, vi segnalo anche che fra questi 5 terminali, durante i vari speed test incrociati, solo il Pixel ha riprodotto sempre tutte le animazioni in maniera coerente e senza lag. Scarsa coerenza e piccoli lag che invece ogni tanto si fanno notare sugli altri 4, ma molto meno sui due OnePlus e sicuramente di più sullo Xiaomi. Ma ripeto ancora una volta che stiamo parlando di finezze. Senza andare a cercare il pelo nell'uovo, questi telefoni sono tutti sullo stesso piano in termini di velocità, il che mi porta a fare un'altra riflessione, ovvero che ad oggi, dalla fascia media in su, non ha quasi alcun senso focalizzarsi sui system on chip nella scelta di un nuovo smartphone. Piuttosto bisogna guardare al software che rispecchia maggiormente i nostri gusti ed esigenze, alle qualità multimediali, al supporto software, al rapporto qualità-prezzo e tanti altri aspetti che incidono sicuramente di più rispetto a dei system on chip che, tralasciando casi specifici, non sono più quelli che cambiano le carte in tavola. Ok ragazzi, ho esposto la mia tesi e le relative ipotesi a supporto di quest'ultima. Vi faccio presente che in descrizione vi lascio i link a tutti gli speed test senza tagli, così da garantirvi la massima trasparenza. E a questo punto passo la palla a voi, chiedendovi quanto conta, nel vostro caso, il sistema on chip nella scelta di un nuovo telefono. Arrivati a questo punto, vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link per acquistare i prodotti citati oggi e supportare al contempo il canale. Vi chiedo di lasciare un mi piace al video e iscrivervi per contribuire alla crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.